La risorsa è in viaggio. Consegnata. Uscita confermata. Thank you.
La consegna è stata completata.
Stiamo trasportando la risorsa. Benissimo, stiamo facendo progressi, ma c'è sempre molto da fare, almeno per te. Ad esempio, puoi occuparti del prossimo obiettivo. Thank you.
Era quello che speravamo di ottenere a Isla Nublar. Un posto dove i dinosauri potessero finalmente prosperare. Stavolta senza vulcano. Ovvio. Un dettaglio non da poco. Credo che possiamo essere fieri di quanto realizzato qui. Ma? Ma cosa? Lo sento nel tuo tono di voce. È che mi chiedo cosa abbia davvero in mente Dua. Salvare il futuro controllando il passato. Non me la bevo. Già, Lambert ha accennato a degli animali trasferiti in un luogo segreto. Non ha detto, o forse non sapeva, chi li avrebbe ricevuti. Ma di sicuro non si trattava del DFV. Qualcun altro? Sì, e che non ci ha invitati. Le prime segnalazioni provenivano dalla torre di controllo dell'aeroporto di Seattle-Tacoma, ma ora le riceviamo anche da quello di Portland. Sono diretti a sud. Probabilmente per via del clima. Esatto, stanno migrando. Ma cosa succederebbe se uno di questi animali se la prendesse con un aereo di linea? È come se il mondo moderno e quello preistorico fossero in rotta di collisione. Se Owen e Lambert faranno quello che hanno detto, ci serviranno strutture per i volatili al loro ritorno. Cominciamo con le cupole delle voliere. E un'incubatrice. Oh, occorrerà anche un centro spedizioni. E come avrai capito, il tempo non è dalla nostra parte.
Qui siamo pronti. Possiamo inviare spedizioni per la cattura da remoto. Volando, queste creature possono coprire grandi distanze. Dobbiamo sbrigarci. Bene, allora decolliamo e speriamo bene. Volatili catturati e pronti per la consegna. La squadra di trasporto dovrà portarli all'incubatrice della voliera. Poi li libereremo all'interno delle cupole. Liberare o piuttosto contenere? Sì, in un ambiente controllato e sotto la nostra supervisione. Ottimo! Dovremmo riuscire a consegnare le risorse all'altro sito in orario. Consegna completata. La risorsa è stata trasportata.
trasporto completato. Forse stiamo per riprendere il controllo. Sono tentato di dire le ultime parole famose, ma visto il numero di volte che ho usato questa frase nel corso degli anni, sostituirò famose con prevedibili. Dottor Malcolm, perché ci contatta? Il solito, i dinosauri. E il mio bisogno ossessivo di assistere a un incidente nel momento in cui avviene. È un piacere sentirla di nuovo, dottor Malcolm. Dottoressa Lua, Anne mi è giunta voce che ora stia aumentando il quoziente intellettivo della CIA, se non erro. Faccio il possibile. Già, tutti facciamo il possibile. A volte più di quanto dovremmo. Sono tempi interessanti, pieni di dinosauri di un altro tempo. Dovrebbero essere qui? No. Sono qui? Sì. Ergo, dovrebbero esserci. Ed ecco svelata la mano nascosta del caos. Sono altre le cose nascoste che mi preoccupano, dottore. Oh, certamente. Ecco perché ho portato con me qualcuno che ci aiuterà a fare un po' di luce. Isaac Clement, specialista dello spettacolare. Presto si metterà in contatto con voi. Servono delle mangiatoie se vogliamo che i dinosauri restino in salute. Occupatene. Ehi, sono Isaac Clement. Il dottor Malcolm avrà già fatto le presentazioni. Abbiamo richieste specifiche, tra cui una squadra di guardiani per raccogliere informazioni e monitorare gli animali nella voliera. Ci serve anche una galleria panoramica. Quindi, pensaci tu. Ehi, Claire, stavo pensando che... Mi fai preoccupare quando pensi. No, seriamente, perché i volatili? Scusami, ma non ti seguo. Appena sono diventati un problema, il dottor Malcolm ha contattato la dottoressa Dua da chissà dove. Mi chiedo, perché? Forse perché rappresentano un serio pericolo? E lui è preoccupato? Già, probabilmente è così. Non facciamoci strane idee. Ora dobbiamo assicurarci che il livello di soddisfazione dei volatili sia alto. Sono dati concreti e verificabili. Dimentica le cospirazioni. Stiamo dando la caccia a degli animali preistorici. Claire, la realtà è stravolta. Aveva ragione, dottor Malcolm. Ovvio, come al solito. La struttura è operativa come previsto. A breve avremo risorse sufficienti e potremo passare alla fase successiva. Adesso stiamo spegnendo dei focolai, ma abbiamo a che fare con un inferno che potrebbe inghiottire il mondo. Un timore legittimo. Per ora suggerirei di concentrarci su questo luogo. Garantisce agli animali alti livelli di benessere e visibilità. E sicurezza per il personale del DFP. Imparare a coesistere con i dinosauri richiede tempo. Ma ci riusciremo. Oh, e se non riuscissimo, cosa accadrebbe? La nostra arroganza causerebbe un'apocalisse. L'umanità contro i dinosauri. E francamente, non so chi meriterebbe di vincere. Se vogliamo arrivare al successo, dobbiamo volare alto. E ciò significa più volatili e più specie di volatili nelle voliere. Volere è volare, capito?
trasporto risorsa in corso. Consegna risorsa confermata. Il trasporto della risorsa è stato completato. La risorsa è stata trasportata. La consegna è stata completata. Completata. Risorsa in transito.
Trasporto risorsa effettuato. Anche la bellezza artificiosa, costruita e pianificata, ha il suo fascino. Ma quello che incanta i sensi è la simmetria nella natura. I suoi spigoli vivi, i suoi errori, un albero che è sia fuori posto sia proprio dove dovrebbe essere. Un po' come i dinosauri. Mi scusi, dottor Malcolm, nello Yosemite hanno avvistato un grosso branco di animali in libertà. Appunto. Il caos non è adorabile? Yosemite, oltre 2500 km quadrati. Ospita una delle più antiche specie arboree del pianeta, la sequoia gigante, che cresce in quest'area della California da oltre 60 milioni di anni. Forse questo è il nesso, quello che attira qui i dinosauri. Le sequoie sono familiari, sono nella loro memoria genetica. Quindi potrebbe essere l'habitat perfetto per i dinosauri. I buoi sono già scappati dalla stalla. A scanso di equivoci è un modo di dire. Non ci sono né buoi né stalle. Quello che intende Owen è che la situazione è in evoluzione. Abbiamo dinosauri da catturare e strutture da costruire. Ma non stalle. Niente stalle, ma un centro spedizioni, una struttura paleomedica e un centro di risposta. Sì! Sarebbero un buon punto di partenza.
Come te la cavi con le foto? In che senso? Sono sicuro che il mio profilo migliore sia il destro. Owen, mi riferisco ai dinosauri. Avremo bisogno di foto delle specie dello Yosemite. E ti sbagli, non è vero che è il destro. Ora ho capito, possiamo prendere uno dei veicoli e partire per una spedizione fotografica. Comunque sì, il sinistro è migliore. Sei ancora qui? Adesso vado, anche se... guardando meglio il profilo destro... Vai! Vado subito.